Gente che nella vita ha accolto molte altre vite. Si definiscono così tenendo in braccio vicino ragazzi, ragazzini, bimbi, neonati, 4, 5 e più. Sono le mamme e i papà dell'associazione Famiglie Numerose che il Papa ha incontrato in un clima di festa la mattina del 28 dicembre scorso, festa liturgica della Santa Famiglia. Francesco si è immerso tra le 7.000 persone che lo hanno atteso in aula Paolo VI, porgendogli da accarezzare quelli che lui ha chiamato i frutti più belli del vostro amore. Genitori aperti al dono della vita, le cui vite, ha detto il Papa, vengono cambiate dal miracolo dei figli, ognuno creatura unica e irripetibile nella storia dell'umanità. Voi, bambini e bambine, siete proprio questo. E il fatto di avere fratelli e sorelle vi va bene. I figli e le figlie di una famiglia numerosa sono più capaci di comunione fraterna fin dalla prima infanzia. In un mondo segnato spesso dall'egoismo, la famiglia numerosa è una scuola di solidarietà e di condivisione. E questi atteggiamenti vanno poi a beneficio di tutta la società. Francesco ha ascoltato alcune esperienze e quando ha parlato dei rapporti interfamiliari ha sottolineato una volta di più il ruolo dei nonni. La presenza delle famiglie numerose è una speranza per la società e per questo è molto importante la presenza dei nonni, una presenza preziosa sia per l'aiuto pratico sia soprattutto per l'apporto educativo. I nonni custodiscono in sé i valori di un popolo, di una famiglia, e aiutano i genitori a trasmetterli ai figli. Ma nel secolo scorso, in tanti paesi di qui dell'Europa, sono stati i nonni a trasmettere la fede. Loro portavano di nascosto il bambino a ricevere il battesimo e trasmettevano la fede. In Italia le famiglie numerose iscritte all'associazione sono 120.000 e Papa Francesco si è messo dalla loro parte, ricordando che la Costituzione chiede per questa categoria un particolare riguardo, troppo spesso relegato solo nelle parole. Auspico quindi, anche pensando alla bassa natalità che da tempo si registra in Italia, all'1%, niente. Una maggiore attenzione della politica e degli amministratori pubblici ad ogni livello al fine di dare il sostegno previsto a queste famiglie. Ogni famiglia è cellula della società, ma la famiglia numerosa è una cellula più ricca, più vitale e lo Stato ha tutto l'interesse a investire su di essa.